Eccoci qua, SOS Arezzo TV, piove e quando piove, caro Beppe, si allaga. No, veramente è una cosa indicibile questa, sì. Veramente inconcepibile. Cosa? È stato fatto adesso. Ma cosa? Non abbiamo detto neanche dove siamo. Siamo a Indicatore? Siamo tornati a Indicatore. Nel nuovo sottopasso perché noi pedonale. Noi sì che veniamo nelle frazioni. Sì. Nel nuovo sottopasso pedonale, nel quale è stata fatta una grata nel lato di là. Vediamola, eccola. Che raccoglie l'acqua, sì. Una grata dalla parte di là che raccoglie l'acqua, però l'acqua che scende dalle scale defluisce tutta qui perché è più basso, sì. E quindi rimane tutto allagato. È arrivata anche una bottiglia che ha galleggiato fino a qui. Io vorrei sapere, il tecnico, si hanno pagato qui o no? Perché effettivamente è inconcepibile una cosa del genere. Come si fa a fare le grate più alte e poi il marciapiede più basso? Ma forse si voleva fare una piscina, Indicatore, anche. Per l'estate, Si voleva fare una piscina. È veramente inconcepibile. Un lavoro fatto adesso, una cosa del genere. Eh sì, inaugurato poche settimane fa, prima della fine dell'anno. È ridicola questa cosa. Di là è stato fatto più alto, giustamente, e l'acqua non scende perché la prende le grate. Ma dalla parte di qua, sicuramente l'acqua che scende dallo scivolo la prende la grata, ma l'acqua che scende dalle scale è oltre la grata e allaga tutto qua. Insomma, un'opera appena consegnata, sostanzialmente appena inaugurata più che altro, che si trova già in queste condizioni per una pioggia e qui non ci si passa se non ti vuoi bagnare. Anzi, bravo. Se vuoi provare quanto... No, ce l'ho sempre. Ecco, curioso di vedere a che altezza ti arriva. Ma ci puoi andare te. non so mica, invidioso, ci puoi andare te. Pensate, qui c'è stato un tecnico che l'ha progettato, un tecnico che l'ha costruito e un tecnico che l'ha collaudato. Boh. Il passante che ci si bagnerà. Boh. È veramente inconcepibile. Peccato che è anche carina come opera, no? Sì, nel senso che ci avevano fatto la pista ciclabile, anche pista questa ciclabile, traversabile, sì. Perché effettivamente è più alta, ma questo qui è quasi inconcepibile. La frazione è stata ricollegata, che era stata, esatto, praticamente divisa. Però insomma i lavori non si fanno in questa maniera qui, anche perché qui sarà sempre così, perché se piove ancora più forte chissà che succede. O mettono una grata anche al di qua in modo tale che prenda anche l'acqua che scende dalle scale, o se no altrimenti qui avremo un lago perenne per cui i cittadini Indicatori quando piove devono passare dalla pista ciclabile. Dalla pista ciclabile, perché sennò altrimenti qui è veramente impossibile passare. Ma... Sono i lavori. Ma. Lavori questi che sono delle ferrovie. Penso delle ferrovie. Con queste macchinette che poi di fatto, ho visto un'analisi fatta anche a livello nazionale, e se ti va bene... Riprendi il 70% di quello che hai giocato, se ti va bene, se ti va male ti rovini completamente. Cioè, anch'io insomma penso uguale a te, quindi è la libera scelta e pensiero, insomma non ce lo nego, anch'io penso che guadagnare sullo stress della gente, lo Stato, insomma mi sembra una cosa, perché questo è un stress, guadagnare su... la miseria, in senso, è un, quindi anch'io la peso e sono contro, insomma, queste cose, quindi... E poi c'è da dire che ci sono oltre 200 persone che sono in cura alla USL, al CERT. Sì, per questo. Quindi diciamo alla tanti e al comune d'Arezzo.